L'Inter perde 2-1 in casa con la Roma e per Inzaghi sono 4 sconfitte in 8 partite di campionato. Beh, che dire, l'Inter passa in vantaggio, la Roma con 2 tiri in porta vince a San Siro, ma la sensazione è che l'Inter ormai sia diventata una squadra con delle sembianze troppo simili al proprio allenatore, e parlo purtroppo dei difetti caratteriali. È una squadra un po' fighetta, è una squadra molle, una squadra senza attributi, è una squadra che alle prime difficoltà cerca delle giustificazioni e fatica a cercare di ribaltare magari anche degli episodi che possono non essere stati fortunati, come per esempio la traversa di Çalhanoğlu o il gol annullato giustamente per un fuorigioco minimo di Dzeko. L'Inter alle prime difficoltà si lascia andare, è una squadra che cerca troppe giustificazioni dentro se stessa ed è una squadra che sappiamo tutti cosa può dare dal punto di vista dei giocatori, ma al momento praticamente tutti i giocatori stanno rendendo meno rispetto alle loro possibilità. E qui allora entra in discussione tutto il discorso, ovviamente, di chi ha il manico in mano, dell'allenatore. Un allenatore che dopo l'ennesima conferenza stampa pre-partita, ha faticato forse a rendersi conto delle difficoltà oggettive di questa squadra al momento e credo sia giunta l'ora di cambiarlo, lo penso in realtà già da qualche settimana. Andiamo con i migliori e i peggiori del match. I migliori, senza ombra di dubbio, sono stati Acerbi per quanto riguarda l'Inter, ma soprattutto Di Marco, l'ultimo veramente a mollare, anzi uno dei migliori anche nel primo tempo, quando grazie proprio a lui l'Inter si porta in vantaggio. I peggiori, beh, il primo gol nasce da cause plurime, ma Andanovic per l'ennesima volta non riesce a bloccare un tiro che sembrava assolutamente parabile. Per lui è l'ennesima partita dove c'è un errore che va a danneggiare la propria squadra. Insieme a lui, ovviamente, tra i peggiori c'è Skriniar, che perde completamente Smalling in occasione del 2-1, difesa completamente ferma e sembra addirittura manchi la concentrazione in quei momenti. Quindi questi sono i migliori e i peggiori. Ripetiamolo, è un Inter che per assurdo perde immeritatamente. La Roma non fa niente per vincere la partita, 2 tiri in porta, 2 gol. È l'Inter che ci mette tutto, con le sue difficoltà, con i suoi limiti, ma soprattutto forse con i limiti caratteriali di un allenatore, che a questo punto forse sarebbe il caso si facesse da parte.